mi chiamo Benedicta Felice, sono una giornalista di Amore a Quattro Zampe, una testata giornalistica online che si occupa di dare informazioni a tutto tondo sul mondo degli animali. Ecco per voi l'intervista che ho realizzato alla cantante Elena Lane. Buona visione. Siamo in collegamento con la cantante Elena Lane, benvenuta. Grazie Benedicta, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio, artista calabrese, giovanissimo, 27enne, che ha realizzato due grandi successi come Superstar e Mi innamorai di te. E adesso ha realizzato il brano Il Dono, dedicato ad una tematica importante che è la salvaguardia del pianeta. Io appena ho ascoltato il testo, ho notato subito un collegamento con la pandemia, con quello che stiamo affrontando. Oltre al fatto che il brano è stato anche realizzato in occasione dei 50 anni dell'Earth Day. E quindi proprio questo è il significato che contiene. Guarda, allora, dirti la verità, in realtà io questo brano l'ho scritto un bel po' di mesi fa, quindi ancora la pandemia non c'era, non c'era il coronavirus, ma perché sentivo la necessità di scrivere qualche cosa, essendo comunque io una grande appassionata degli animali. E soprattutto avendo, riscontrando come tantissime altre persone, davvero un problema grave, quello ambientale. Abbiamo visto anche semplicemente gli incendi che ci sono stati in Australia a fine anno, che sono stati appunto sulla bocca di tutti. E quindi, dato che era da moltissimo tempo che volevo scrivere questa cosa, la pandemia più che altro è stata l'occasione per, diciamo, riunire un po' le idee e esprimere il concetto che poi alla fine avevo già scritto da tempo. Bene, sempre in relazione a questo mi ha colpito particolarmente la frase "Ora è tempo di vincere". Ci ho visto una sorta di ribaltamento della natura nei confronti dell'uomo, diciamo una sorta di vittoria, ecco, della bellezza della natura. E questo è anche il messaggio che vuoi trasmettere con questo verso? Guarda, io l'abbiamo visto anche in questo periodo. Comunque, la natura, con tutto questo blocco che c'è stato, è come se fosse un attimino rinata. E dentro di me, anche quando ho cantato la canzone, c'era un po' la speranza che si prendessero dei provvedimenti seri per, appunto, dare uno stop a quello che poi si verificherà. Se non prendiamo dei provvedimenti, probabilmente ci sarà quella che chiamano l'autodistruzione della terra. Quindi diciamo che quel "e ora è tempo di vincere" è un voler dire rimbocchiamoci le maniche, guardiamo in faccia la realtà e prendiamo dei provvedimenti tutti noi, perché poi basta veramente poco. Basta non sprecare il cibo, basta non sprecare l'acqua, basta tutti i giorni fare una raccolta differenziata più corretta. Ci sono veramente tantissimi provvedimenti che ognuno di noi può fare. Quindi quella frase lì significa questo. Benissimo. E poi ho notato, diciamo, nel video come è organizzato proprio la struttura del testo, anche l'animazione, che questo video fosse realizzato appunto per i bambini, ecco, per comunicare, lanciare proprio un messaggio nei confronti dei bambini. Qual è, il significato che vuoi comunicare, che vuoi trasmettere? Guarda, ci hai azzeccato a pieno perché quando abbiamo, insieme a Giovanni, abbiamo scritto il testo, in realtà il nostro obiettivo era essere diretti, con poche semplici frasi che potessero essere comprensibili anche ai più piccoli, proprio perché io credo che sia davvero importante prestare tantissima attenzione alle nuove generazioni. Alla fine, se ci pensiamo, sono il nostro futuro, cioè il mondo rimarrà a loro. Quello che gli insegni oggi, se lo ricorderanno domani, se prendono una buona abitudine oggi, saranno degli adulti migliori e quindi comunque sarà, diciamo, che saranno, essendo delle persone migliori, sicuramente costruiranno un mondo migliore. Quindi sì, il mio obiettivo era arrivare a loro. Certo.
Poi nel video compaiono 11 animali, purtroppo sono a rischio estinzione. E in particolare tu hai scelto di dedicare questo brano al panda, soffermarti su questa figura. Quindi vuoi, diciamo, dare un'attenzione verso la preservazione delle specie a rischio. Volevo chiederti appunto quanto è importante per te diffondere proprio questa concezione di dare proprio attenzione a questa tematica. Tantissimo, perché ti confesso, a me dispiacerebbe tantissimo se un giorno i miei figli piuttosto che i miei nipoti non potessero vedere, che so, anche semplicemente un elefante, che è un animale così comune, fra virgolette. Mi dispiacerebbe tantissimo. Quindi, sì, quando abbiamo realizzato il videoclip siamo stati un po' limitati, perché poi abbiamo utilizzato gli animoji, quelle di WhatsApp appunto, e non c'era questa vasta scelta di specie animali, però abbiamo fatto una scelta dettagliata, nel senso che poi abbiamo scelto appunto gli animali, quelli che poi alla fine sono in via di estinzione, che possono essere comunque la volpe, piuttosto che anche lo stesso koala, che alla fine è Sì, stato comunque protagonista degli ultimi episodi, che sono appunto avvenuti a novembre. E quindi sì, sicuramente per me era un tema importante. Volevo farlo, volevo che ci fosse all'interno del video animazione. una domanda di natura personale. Il sentimento che ha prevalso maggiormente quando hai interpretato il brano, qual è stata l'emozione, diciamo, che ha avuto maggiore risalto? Ma sentivo dentro di me che comunque avrei voluto scrivere un brano che potesse diventare un messaggio. Quindi sicuramente c'era quella grinta, però volevo anche trasmettere un po' la tristezza della situazione. Quindi c'erano un bel po' di sentimenti durante le registrazioni, sicuramente anche il sentimento della speranza, che quella secondo me non Sì, deve mai mancare. certamente. Infatti il tuo amore per gli animali si evidenzia anche, diciamo, nella tua vita privata, perché abbiamo visto sui social che compare spesso una cagnolina, una Yorkshire. E quindi parlaci un po' del tuo rapporto con lei. Allora, la Yorkie si chiama Wendy e lei ha 9 anni. Diciamo che lei è veramente speciale per me. Io nell'arco della mia vita sono stata davvero fortunata, perché i miei genitori mi hanno dato la possibilità di avere in casa comunque molti animali domestici. Mi ricordo a 11 anni l'insegnante di inglese ci aveva chiesto di fare una fotografia di famiglia. Già comunque di base siamo molto numerose, perché io avendo 4 sorelle, la foto comunque sarebbe E venuta abbastanza piena. E quel periodo lì a casa avevo molti animaletti, avevo un coniglio, avevo un pappagallo, però devo dire la verità, Wendy, non so se perché comunque ha vissuto un po'. Essendo che a 9 anni ha vissuto un po' la mia crescita, cioè sono passata da adolescente, adesso comunque sono adulta. E con lei ho condiviso tantissimi momenti. Lei viene in studio, era presente quando ho scritto anche molte canzoni. Quando ho registrato Il Dono era presente. bellissima. Lei è parte integrante della mia vita, quindi abbiamo veramente un rapporto stretto. Non so cosa farei senza di lei un giorno. Io veramente sono innamorata degli animali, e in particolare, ho un grande sentimento per i cani. Sì, questo sì. A proposito, oltre ai cani, c'è qualche altro animale che preferisci, che ti piace particolarmente? Guarda, se dovessi fare una scelta, sicuramente ti direi il cavallo, perché quando ero molto piccola, ho fatto equitazione, e appunto per questa mia grandissima passione per i cavalli. Poi, per mia sfortuna, non ho potuto continuare perché ho avuto dei problemi a un ginocchio, però sicuramente il cavallo. Bello, anche un bel esemplare. Sì. Tu hai un nome, diciamo, abbastanza particolare, ecco.
il tuo nome d'arte. Vorresti spiegarci da cosa trae origine? Allora, sì, quando ho iniziato a cantare professionalmente, che comunque scrivevo le mie canzoni, facevo i vari provini, i concorsi, non mi piaceva presentarmi con Valentina, perché non che non mi piacesse il mio nome mi piace molto, però volevo particolarizzarlo. E mia madre ai tempi mi raccontava sempre di una sorella con cui purtroppo non si parlava più. E suo nome è Elena. E siccome Lena poi alla fine è un diminutivo di Elena, ed essendo che le lettere alla fine ci sono in Valentina, ho voluto, diciamo, portare parte della storia della mia famiglia con me, e quindi niente, è nato Lena. Bello anche questo, diciamo, l'unione, anche l'idea, ecco, di unire anche le Sì, lettere, è una scelta molto bella. Infatti, nella tua famiglia, da come abbiamo visto molto numerosa, mi piaceva sapere se sei soltanto tu che ha questa passione per la musica, questo talento, oppure c'è qualcun altro che magari inizia a muovere i passi verso la musica, oppure vorrebbe intraprendere come te la carriera e, diciamo, andare a far parte di questo mondo. Guarda, a dire la verità, no, sono l'unica. Sono la prima, il primo componente, il primo membro della famiglia che ha intrapreso questa carriera musicale. E anche se devo dire la verità, mio padre non ha una brutta voce. Quando parla ha questo timbro molto fine, soprattutto poi quando parla in dialetto calabrese si percepisce tantissimo. Però quando canta ha veramente un bel timbro. Non so se perché lì appunto usa il diaframma, allora vengono fuori quelle note più basse del suo range vocale, però ha veramente un bel timbro, mi ricorda Modugno. Quindi diciamo che nel DNA Quindi c'è c'è già qualche. scritto nel Sì, DNA. sì, sì, sì. Però no, io sono l'unica, sono la prima. Bene, sempre in relazione al mondo della musica, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, adesso sicuramente portare in giro il dono, e poi comunque grazie alla collaborazione con il WWF, con cui ho avuto davvero la fortuna di collaborare, di cui sono davvero grata, sicuramente porterò avanti questo progetto a cui tengo particolarmente. E però devo dire la verità, stiamo già lavorando al prossimo singolo che spero di far uscire fra pochi mesi. Benissimo, prima di salutarci, ecco, volevo chiedere se magari potresti farci ascoltare un pezzetto della canzone Il Dono per i nostri ascoltatori, a Ah, cappella. Sì, va bene, sì. E la canto a cappella. Ok, certo. per quello che sappiamo noi, il posto più bello è qui, in tutto l'universo è qui. Gira, gira, gira il mondo, per quello che sappiamo noi, il posto più bello è qui. In tutto l'universo è qui, gira, gira, gira il mondo, gira, gira in tondo.